Angeles ed è fantastico. Ci dirigiamo verso la costa, dove un pranzo con vista sul mare è una delle tante attrazioni. Oltre allo scenario, c'è un altro posto dove rilassarsi. La Pacific Parlor Car è riservata a chi possiede il biglietto di prima classe. Ok, avete tutti un bicchiere? Ci sono ancora dei tavoli disponibili. Tempo di stappare, nel pieno rispetto di una tradizione del treno. La quotidiana degustazione di vini. Oggi serviamo tre diversi vini e altri tre domani. Poi la gente potrà comprare quello che preferisce. Un comodo e sontuoso piano superiore ci riporta a quando viaggiare in treno era un lusso per pochi. Ho scelto di prendere il treno perché non lo avevo mai fatto prima in questo modo. Volevo vedere di che si trattava. Avere un fantastico salottino dove intrattenersi. Drink in omaggio. Sono andata subito a vedere il vagone letto ed è davvero bello. Ho pensato, qui sarà uno spasso. C'è anche una carrozza dedicata ai bambini. Il Coast Starlight fa diverse fermate in piccoli centri, quindi c'è sempre tempo di uscire per stiracchiarsi un po'. Ragazzi, fra poco vi preparerò per il college. Ah, sì? Sapete come? Come? Vi insegnerò a fare i letti. Klamath Falls, in Oregon, è il giusto punto di partenza per visitare il parco nazionale di Crater Lake. Il più importante parco nazionale disponibile sulla linea del Coast Starlight è raggiungibile scendendo a Klamath Falls e percorrendo 64 km fino a Crater Lake. Il parco nazionale di Crater Lake fu fondato nel 1902. Un vulcano creò la sua principale attrazione, un lago famoso per le sue tonalità blu che risale a 7000 anni fa. È il cratere di Wizard Island a dare il suo nome al lago e al parco. Questo specchio d'acqua, il più profondo degli Stati Uniti, detiene il record mondiale per la trasparenza dell'acqua. Lungo le sue sponde, il percorso offre numerosi punti panoramici per poter godere di quello che uno dei fondatori del parco definì una delle meraviglie del mondo. Nuovo a bordo, il Coast Starlight continua il suo viaggio verso Portland, in Oregon, facendo sosta alla Union Station, un luogo menzionato nel Registro Nazionale dei Monumenti Storici. Per celebrare il suo 100° anniversario, l'edificio ha goduto di una ristrutturazione da 4 milioni di dollari. La stazione di Portland risale al 1896, fu costruita in quell'anno. L'entrata fu ristrutturata dal 1929 al 1930, quando aggiunsero un'elaborata finitura di marmo sui muri interni, oltre a un bel soffitto in stucco con medaglioni a fiore e delle illuminazioni molto elaborate. Ci lasciamo la stazione alle spalle per dirigerci dalla città verso il mare. Seattle è la fine e l'inizio di questa linea lunga quasi 2300 km. Dalla stazione, il Parco Nazionale del Monte Rainier dista solo un'ora e mezza al volante. Qui la montagna che dà il nome al parco, che con i suoi 4392 metri sembra toccare il cielo, domina il panorama. Solo su questa vetta ci sono più ghiacciai che su ogni altra montagna americana. Mentre alcuni dei 10.000 turisti annuali salgono sulla montagna, la maggior parte di loro preferisce ammirarla dalla strada o fare escursioni sui quasi 400 chilometri di sentieri ben curati. I parchi nazionali, le caratteristiche stazioni e una costiera spettacolare fanno del Coast Starlight un treno unico nel suo genere. Un viaggio in treno è un vero e proprio viaggio. Non è solo andare da qualche parte, e alla gente questo piace.
Mentre si viaggia, guardando fuori dal finestrino, si riesce ad apprezzare davvero il panorama. Si può vedere la conformazione del territorio e anche gli animali. I parchi nazionali servono a conservare l'eredità americana. Servono a preservare le nostre bellezze naturali. Il treno poi è uno dei modi ecologicamente più compatibili per permettere alle persone di venire a visitarli. Più di un secolo fa, le ferrovie furono fondamentali per la creazione dei parchi nazionali. Oggi restano il modo migliore per far sentire questo legame ai visitatori. Rivivere i giorni di gloria e riscoprire che tra le caratteristiche più importanti d'America ci sono proprio le sue dimensioni. E poterle ammirare dal finestrino di un vagone ferroviario è davvero appagante. Per la gente. Per l'avventura. E perché si raggiungono dei posti davvero, davvero speciali.